Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è mercoledì 3 luglio. Quest'oggi facciamo un viaggio che ci porterà lontanissimo ma anche vicinissimo, perché parliamo di un artista che nasce in un paese molto lontano ma a cui io voglio un bene dell'anima, non solo a lei ma anche al paese, siamo là dell'Armenia, ma che decide 11 anni fa di venire in Italia e stare qui a Milano e di rendere sempre più Milano la grande città dell'arte, se già non lo sapevamo appunto, con anche artisti che davvero continuano ad arrivare da ogni parte del mondo, come nella tradizione milanese, ricordiamo che sono veramente passati tutti i grandi artisti qui da Milano. Stiamo parlando di una grande artista appunto, Liana Gukasyan. Buongiorno Liana. Buongiorno, grazie per le belle parole. Ma grazie a te, sai che io poi insomma, oltre a volerti un bene l'anima a te appunto, voglio un bene l'anima al tuo paese, all'Armenia, che trovo un paese splendido e che c'è poco da fare. Vi portate dietro voi armeni in ogni cosa che fate un po', no? Sì, assolutamente. È difficile perdere le radici col vostro paese e anzi fate tutto per non perderle. Sì, non perdere ma anche affrontare con altri colori, credo importante. Ecco, già lo sentite le parole di Liana, come appunto inserisce già la voglia dei colori, la voglia di parlare proprio della sua arte. Allora, Liana, tu che tipo di artista sei? Come puoi definirti o come ti hanno definito? Ma chi può una definizione che ti possa calzare? Ma mi definirei forse un artista più gestuale e quindi più verso l'espressionismo, l'espressionista direi. Noi abbiamo le foto anche di alcune tue opere, sono delle opere molto, molto interessanti. La maggior parte delle tue opere sono state prodotte però a Milano, perché ormai sono tantissimi anni che sei qua. Raccontaci un po' la tua storia di come sei approdata in quel di Milano e soprattutto, insomma, molti si chiedono, ok, una volta ma come, non sei mai più andata via, come mai? Sì, sono arrivata nel 2008, avevo finito i miei percorsi a Yerevan, in Istituto Panosterlemesian, ultimo anno, ho fatto la richiesta in Accademia Belle Arti di Brera perché Milano era la città forse più difficile, quindi volevo anche vincere questa sfida. Ho fatto esami di ammissione in Accademia di Belle Arti di Brera e ho passato l'esame e poi sono rimasta dopo 3 anni. Ho fatto 2 anni e poi il percorso è rimasto, nonostante i cambiamenti, quotidianità, trasformarsi, affrontarsi, imparare la lingua, comunque sono rimasta, perché poi ti innamori e rimani. Tu hai fatto appunto i tuoi studi qua a Milano, che tipo di studi hai fatto, dicevi qua? Ho fatto l'Accademia di Belle Arti di Brera 3 anni e poi ho fatto anche 2 dipartimento arti visive e pittura. Però ci dicevo, c'è molto della tua radice nel tuo disegnare, nel tuo dipingere. Come si fa a mischiare questa cosa dopo, tra parentesi, il conto degli 11 anni l'abbiamo fatto poco fa prima fuori onda, sì, sei quasi rimasta. Sì, è vero, che, vero. Però vuol dire che non te ne sei neanche accorta. Ma sì, non mi sono accorta perché fai un po' quello che ami e affronti per arrotondare le giornate, per mangiare bene, essere in equilibrio, non fai più caso il tempo, è così. Come mischio... io arrivo da un piccolo villaggio, come ci siamo parlati prima, e cerco di comunque non sottolineare il fatto dell'armenità nella mia arte, ma mi rendo conto che questo modo molto tenace, molto diretto, rimane comunque, la mano parla da sola. Cosa invece vuole dire invece la tua arte? Appunto, lasciamo stare le radici, lasciamo stare dove si viene, però parliamo di dove si va invece. Ho bisogno, ho una grande necessità di star bene lavorando, nel senso è più processo, è più fare. Non è una terapia perché non considero che per me l'arte è una terapia, lo considero un lavoro molto serio e molto rispettoso. Ho una grande voglia di comunicare e comunque ci provo a emozionare. Questo sì, e quindi vorrei emozionare con tanta sincerità e trasparenza. Se vogliamo vedere qualcosa delle tue opere, dove possiamo vederle? Allora, potete seguire in pagina, non ho pagina, chiedo scusa, il profilo personale, ma abbastanza accurato e quindi solo del percorso di Facebook, nome Liana Gukasyan, Instagram abbastanza aggiornato, sempre Liana Gukasyan troverete, aggiornamenti li faccio abbastanza rigorosamente e più proprio per me personalmente, essendo una pittrice, queste finestre di social per me sono estremamente finestre per il mio percorso artistico, quindi li tengo abbastanza pulito e quindi sicuramente sarà facile trovare.
Milano, insomma, ti ha dato appunto tante soddisfazioni, immagino. Quali sono le più belle che hai avuto qua in questa città? Milano è una città come una cipolla, perché una cipolla ha un colore un po' nebbia, un po' blu, perché ti dà tanto, ti propone, però è una donna paziente e aspetta che tu la scopri un po'. Mi sento molto, molto tranquilla, come un pesce nell'acqua, perché comunque tu fai paghi un caffè in 1 euro in un posto stravagante e poi ti sposti via Ripamonti, trovi dei barretti di anni 30 e poi vai nel tuo studio e che ci metti pochissimo. Spostarti dal centro ti trovi in campagna. Al di là del star bene, comunque è una piazza importante, direi. So che hai un bellissimo studio qua a Milano, finalmente. Esatto, chi ha il piacere, le porte sono aperte, si trova vicino a metro Abbiate Grasso, via Privata Pienza 30, praticamente si trova dietro la ex fabbrica di Gariboldi. È una bella cascina dove comunque produco, tra l'altro si sta fresco senza accendere niente. Ultimamente sì, ho bisogno di avere uno spazio staccato di casa perché comunque non uso acrilico, uso olio e quindi acqua raggia, la pigmentazione, respirarla. Già ho questa voce perché comunque con anni si abbassa la tonalità. Mi sto rendendo conto perché quando usi dei liquidi abbastanza forti diventa una voce di un outsider oppure di una cantante rock che inizia la giornata con le canne, ma non è così. Può sempre tornare utile, via, no? In una seconda fase ti metterai anche a fare un bel disco rock, che ne sai, Sì, magari ma potrebbe essere, sono no? sempre pronta a sperimentare, non ero così, ma sto diventando molto flessibile. Allora mi dai l'assist perché so, prima non ne abbiamo parlato fuori, però mi sono dimenticato, ma so che c'è un progetto parallelo che stai facendo, ti ho visto arrivare con una bellissima borsa. Sì, allora, da Ce l'hai qua la poco ho borsa? È qua la borsa fuori. dietro di me, Allora chiedo a sì. Francesca se ci può portare la borsa di... Può portarci la borsa, Certo, Diana? Ok, assolutamente, perfetto, grazie grazie mille. Francesca. È un progetto che è nato perché un po' me la sentivo, un po' persone mi hanno spinto, diciamo, a farlo. È una Prego, grandissima prego, prego. Fai capo borsa. sul Oh, totale, perfetto, eccola metti qua. pure sul totale Nico, che vediamo. Allora, partiamo prima da questo lato, che qui dice, è una borsa fragile, eccola qua. È un Ma questa è una aiuto? borsa che, cioè, la borsa che tutte le donne ti invidiano perché è gigantesca e ci sta Sì, comunque cosa dentro. è aiuta ecologica, abbastanza grandicella, definirei una borsa shopping, anche se non mi piace la parola shopping. Fragile perché è una parola importante che nei aeroporti mettono su oggetti delicati. Ho voluto toccare un po' anche un contesto di immigrazione. Dall'altra parte invece uno dei miei lavori, stampato con una tecnica serigrafica che ho stampato, Tienila tu, facciamo vedere almeno esatto, ho così, stampato ok? a Macau in Wellness Press, ringrazio i ragazzi perché sono stati stragentilissimi con me. Faccio comunque edizione limitata perché ci vorrei affrontare con un po' di rigore e quindi più di 24 pezzi non lo faccio, quindi diventa un'opera un po' curata e poi si cambia il disegno ma rimane fragile. E poi alla fine faccio questo pacchetto in un tessuto un po' grezzo di juta e la copro con una cera lacca come nel 1800 con un timbro con un colore rosso sangue. Cerco di curare un po', ma non voglio comunque, sono un artista, quindi è un lavoro, un percorso di un artista. Cerco di tenere un livello un po' curato, ma eccellente, anche nella sua povertà, perché comunque parlo di juta. E sta avendo un successo perché devo dire che tante donne apprezzano questa borsa Sì, perché grande. non avete mai spazio per nulla, quindi meglio Sì, così. sta viaggiando, non lo smetterò, anzi vorrei sperimentare e fare su varie dimensioni. È molto interessante perché appunto è forse uno degli oggetti più pop che esistono, no? La borsa, la shop bag, adesso ormai. Yes. Però tu la rendi un'opera d'arte quasi unica, diciamo appunto 24 pezzi a disegno, grazie alla fissione, grazie alla stampa dei tuoi Sì, lavori. sì, sì. Sono Forse lavori che sono nati scenderò. apposta per questo progetto o erano No, già... i lavori in realtà avevo, però dovevo attentamente prendere decisione perché comunque juta è molto grezza, Ok. quindi a livello serigrafico non sempre il pigmento Il ci arriva al dettaglio tessuto. è... Ok. Scelgo i disegni più puliti, diciamo, e magari ripasso per avere più concentrazione. È una serie di 8 disegni, inizio a affrontare questi 8, man mano inizio a prendere forma. Ho già presentato in alcuni showroom che hanno apprezzato molto, dopodiché forse farò i lavori.
appunto solo per questo progetto e vorrei che diventa più serio. Curato, non ho bisogno spingerlo, voglio che viaggi da solo, ma ci tengo che rimane il rigore, un cuore dentro nella borsa. Questo mi fa capire come appunto gli altri riesce a prendere un oggetto davvero più banale possibile, la borsa per andare a fare la spesa, il sacchetto, ma potrebbe essere qualsiasi altro oggetto, Liana, forse. Sì. E tu lo rendi veramente speciale non solo con la tua arte, ma con quello che significa la tua arte, la passione che ci metti nella tua arte. Sì, quando sono arrivata in Italia ero molto, molto rigida, molto, io dicevo e volevo definire quello che dicevo e facevo come dicevo, un po' forse un modo tenace, un po' anche le montagne, il Caucaso. Però ho messo sul tavolo alcune cose che non mi andavano perché vedevo un qualcosa definitivo e quindi morto. Ci ho messo tanto a farlo perché mi rendo conto che comunque una borsa non è un'opera d'arte che entra in galleria, è più sfiducioso perché voglio essere rigorosa anche là. Quindi non so dove andrà questo percorso, sono molto sincera. Ho tanto cuore e a livello del dettaglio affronto tutto con la pulizia, però voglio uscire un attimo di queste montagne per affrontare anche un blu, un mare, perché comunque il mare non c'è e forse questa flessibilità noi non abbiamo, magari abbiamo così, no? E tu sei C'è poco da così. fare, diciamo che l'Italia ha già fatto i suoi danni. Tipo, No, in questo caso non sono danni, ma sono invece un no, giusto, aiuto. un aiuto perché se vuoi star bene apri con te tutti i buchi, tutte le cassette come in quella scultura di Dalì, dici qui ci siamo, qui non ci siamo, vuoi avere il coraggio a pulire e sistemarli, dare una passatina, quindi è una sfida perché voglio uscire di questa cosa rigida e affrontare vari materiali. Cioè, la Liana di 10 anni fa non avrebbe neanche mai No. guardato una cosa del No, genere. ero molto, no, sono espressionista e comunque non posso far scendere i miei livelli perché avevo paura del mondo, non avevo le mie sicurezze. Adesso dico, questo è il mio piccolo mondo e ci sono vari contenuti, sono io che affronto, non è il mondo che mi schiaccia con la quotidianità. Credo che avete già visto qualche lavoro appunto di Liana, rivediamone ancora, se abbiamo qualche foto dei tuoi quadri. Che effetto ti fa, ad esempio, quando li rivedi dopo un po' di tempo? Questi sono quadri abbastanza recenti oppure... Sì, allora saranno 2017, penultimo quello grande con sfondo blu, con la gonna bianca, è dell'anno scorso. Beh, non uso tanti colori, come hai notato un po', però non penso al colore, mi parte forse dall'inizio e cerco di affrontare questi personaggi con tanta eleganza, perché credo che non c'è bisogno riempire, ma bisogna lasciare un attimo come una fotogramma che respirano un po' prime inquadrature, piuttosto le seconde rimangono più non nell'ombra, ma meno presenti. E cerco di affrontare questi personaggi che non sono molto allegri in realtà, ma a me viene da ridere guardando, non so com'è il pubblico, voglio affrontare con eleganza, ci Prima penso tanto a questo. fuori una scherzata dicevo che insomma, Liana, tu nella tua produzione avrai consumato l'80% dei tuoi tubetti di colore sono Sì, nero. sì. Qualcosa di giallo forse ne hai comprato uno in tutta la tua vita, di Sì. verde e di blu forse non ne hai mai comprato. No, no, il verde non è un colore che io uso nella pittura, amo molto la natura, ma per me il verde è natura, è mondo, è montagna, è casa. E invece nella pittura questo verde acceso non l'ho mai. Ad esempio, vedi, la questione che stiamo guardando adesso, in questo momento uno potrebbe dire, insomma, è abbastanza cupo, abbastanza grigio, appunto. Però tu dici, c'è comunque dell'ironia anche? Cioè, nel senso, tu ti prendi Sì, sberleffo di quei mostri? non. Non li trovo, sono drammatici, ma credo perché forse il dramma non è tristezza. Il dramma può essere anche una cosa molto come un ago, molto vincente, con la testa alta, quindi non trovo tristi. Chiaro che hanno il pubblico rimane abbastanza, quando vengono in studio rimangono un po' così per qualche secondo. E poi man mano, forse sentendo me come persona, la mia carne riescono a affrontare. Non trovo tristi, quindi toglierei una definizione tristezza. Del resto i commenti le sento e sono consapevole di violenza, di problemi magari mentali, problemi religiosi, sono cose che sentono tutti gli artisti, quindi cerco di investire poche energie e seguo. Beh, anche perché insomma, se non ci fosse un po' di conflitto interno, Ah, sì, c'è l'artista qualcosa che non muore. va perché sì, è un feedback No, finita troppo. fra i giornalisti, poi se no sono tutti interni, che va bene con quello.
Molto appunto, dicevo, molto, molto interessante le tue opere. Dove possiamo vederle adesso? Insomma, so che ci sono delle mostre a breve nei prossimi giorni. Sì, avrò una mostra collettiva in Galleria Studio Legale a Caserta, una bellissima galleria, inaugura il 5 di luglio. A Milano invece in Aprecoop, in via privata Praida 5, un bellissimo progetto. Accanto c'è questo bistrò con la musica eccellente di jazz, quindi consiglio assolutamente conoscere il luogo. Il 18 avremo una collettiva che rimarrà fino ai primi di settembre. Diciamo che sarà per me un po' una chiusura di stagione, poi in agosto si lavorerà un po' e a settembre si parte un po' con tutto quello che è stato proposto. Ricordiamomi appunto il 18 luglio dove? Aprecoop, via Praida, privata Praida numero 5, vicino alla metro Porta Romana, linea Insomma, zona gialla. Porta Romana, un luogo molto interessante, no? Dicevi? Un luogo assolutamente di una stravaganza pazzesca, con tanto cura del dettaglio. Accanto c'è questo bistrò, accanto alla galleria, tutto in vintage in assoluto, e ben spesso ci sono spettacoli molto interessanti, alcuni sperimentali con la musica jazz, quindi una cena con cioè un pezzo dal vivo va fatto perché è davvero un bel progetto. Prima dicevamo appunto che la Liana di 10 anni fa non avrebbe mai neanche guardato da lontano questa bellissima produzione di borse che stai facendo. Che cosa ci dobbiamo aspettare allora nel futuro della tua produzione? Hai già qualche idea? Allora, sì, ho delle idee. Quando crei una cosa, aspetti un attimo per vedere se sta camminando con i piedi o hai bisogno accompagnarla un attimo come un bambino. Quindi aspetterò un po' perché mi è colpito il fatto che avendo stampato solo pochissimi pezzi e proponendo ai posti molto belli a Milano di showroom di eccellenza, subito hanno apprezzato e hanno voluto collaborare. Quindi mi ha lasciato un po' perplessa, proprio positivamente. Aspetterò che inizi a viaggiare. Cercherò di curare l'articolo perché vorrei etichette di ferro, come una volta, avendo quattro buchi, scrivendo Baeliana Gucassian, non tessuto, ma vorrei il ferro sulla juta. Do spazio a questo progetto, poi mi interessavano i piatti, mi interessavano i completi di tea time all'inglese, farò un giro magari nei mercatini di Milano, vorrei comprare questi C'è liquidi per anche. fare... Sì. Il tè, proprio Sì. per il Sì, zucchero, la sì, sì. teiera. Sono una grande amante di tè, come un po' tutte delle mie parti, e vorrei affrontare un progetto proprio con i personaggi mostricini, con la teiera grande, che è magari il mostro madre. Ecco, girano, però non voglio che diventa un po' sperimentare. Ho bisogno che, come una plastilina, qualcosa si nasce già per dare già frutta. Sì. Insomma, molto interessante la produzione appunto di Grazie. Liana. È interessante poi appunto questo tuo prenderti comunque sberleffo di queste mostre, appunto, nel senso Sì, che. ma li trovo divertenti perché non, sono vivi, e quindi questa cosa mi dà un po' serenità, perché non sono morti, sono teste tagliate, gambe tagliate, tagliati degli organi, ma c'è vita in loro e quindi non trovo triste, perché comunque c'è qualcosa che batte, non è un cuore, ma qualcosa batte, forse è un po' come me, non so. Diana, io davvero ti ringrazio tantissimo per essere qui con noi oggi. Ricordiamo allora, precisamente, il prossimo appuntamento più vicino a Milano. Diciamo che, ricordiamo che il Certo, 5 luglio in realtà a certo. Caserta apri una mostra molto Sì, interessante. Galleria Studio Legale, Caserta, e il 18 E invece il luglio 18 luglio si torna a Milano con l'happening Aprecoop. dell'anno, diciamo, la chiusura della tua stagione. Sì, sarà l'Aprecoop, via privata Braida, numero 5, vicino metropolitana Porta Romana, il 18 luglio, la sera alle 18. Perfetto, Liana, io davvero ti ringrazio tantissimo Grazie per tantissimo essere per stata l'invito. qui con noi oggi. Nella diretta, nella commenta diretta, trovate tutte le coordinate per mettervi in contatto con Liana e trovare appunto il suo profilo Facebook, poi insomma anche su Instagram, so che sei abbastanza Certo, sì. attiva e quindi metti tutte le tue opere. La si può trovare spessissimo comunque appunto nel suo studio, basta scrivergli e lei è ben contenta di mostrarvelo e di Con grande portarvi, di piacere. ospitarvi in un luogo davvero interessante, pieno di magie, di arte, tutto che esce tutto Grazie, dalle mani, non grazie, solo dalle mani, dal cuore, dalla testa di questa grazie. ragazza. Grazie tantissimo. Grazie mille a Liana Gucassian, buona giornata e grazie di essere con noi. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci.